Dammi il via tu. Perfetto. Allora, io mi presento, sono Stefano Santini, sono responsabile della Casa del Consumatore del Piemonte. Io ringrazio voi per averci dato questa opportunità di diffondere degli argomenti di educazione finanziaria, e lo faremo assieme alla FEDUF, che è rappresentata da Valentina Panna. La FEDUF è la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e di Risparmio, che è nata in ambito ABI, poi sarà Valentina, non voglio rubare l'intervento a Valentina, a spiegarvi qual è il ruolo della FEDUF e il lavoro che sta facendo oggi con le associazioni dei consumatori e anche con le associazioni del terzo settore, quindi del no profit, come è la vostra associazione. Io lascerei la parola a Valentina per poi magari dopo l'introduzione su qual è il mondo FEDUF e cosa può fare la FEDUF nei confronti anche del no profit, il lavoro che invece stiamo portando avanti noi come associazione dei consumatori, in particolar modo nell'ambito dei rapporti con banche finanziarie, che è anche il tema di questo incontro. Grazie, vai Valentina. Grazie Stefano, buon pomeriggio a tutti. Allora, come è stato appena detto, io rappresento la FEDUF. È un acronimo neanche troppo affascinante, ma che sta per Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio. La FEDUF è stata creata e voluta fortemente dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2014, dopo che già da svariati anni l'Associazione Bancaria Italiana portava avanti progetti sull'educazione finanziaria, per promuovere l'educazione finanziaria nel paese. Siccome l'argomento è diventato davvero sempre più importante, sempre più necessario, perché l'Italia nelle varie classifiche di ricerca internazionali è tra gli ultimi paesi negli indici di alfabetizzazione finanziaria, l'ABI ha deciso di costruire, quindi di dare vita ad un ente giuridicamente autonomo, quindi la fondazione, che si dedicasse esclusivamente a questo argomento. La fondazione quindi ha come mission quella di promuovere l'educazione finanziaria, e lo fa su due filoni principali. Uno dedicato alle scuole. Noi lavoriamo, grazie ad un protocollo con il Ministero della Pubblica Istruzione, sulle scuole di tutto il paese di ogni ordine e grado. Quindi ogni anno, all'inizio di ogni anno scolastico, i dirigenti scolastici ricevono una circolare dal MIUR che gli informa del fatto che la nostra fondazione mette a disposizione una serie di piattaforme didattiche gratuite che esplorano i temi dell'educazione finanziaria, e quindi se il preside è sensibile all'argomento o gli insegnanti di quella scuola decidono di iscriversi ai nostri programmi e gratuitamente riescono a portarli in classe. Molto spesso ci chiedono un supporto e noi volentieri lo diamo. Prima della pandemia eravamo delle trottole, eravamo sempre in giro per l'Italia per sostenere queste lezioni con i bambini, con i ragazzi delle medie o delle superiori. Adesso lo facciamo a distanza. E quindi sul fronte scuole trattiamo i temi dell'educazione finanziaria da tanti punti di vista. In generale, diciamo, il nostro obiettivo è quello di puntare ad un approccio valoriale, cioè non ci interessa che i ragazzi ambiscano a diventare degli economisti, assolutamente no. Quello che noi diciamo è che loro devono maturare una sensibilità verso il tema dell'economia che purtroppo non hanno, perché in Italia si parla pochissimo di gestione del denaro, i genitori difficilmente condividono con i propri ragazzi tematiche relative al denaro, per cui la scuola deve avere un ruolo molto importante da questo punto di vista. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di sensibilizzare, e lo facciamo attraverso dei programmi didattici che in realtà sono molto empatici, puntano molto all'edutainment, proprio perché, come sapete, quando ci si diverte si impara molto più velocemente. Quindi cerchiamo di interessarli a questo argomento che nella maggior parte dei casi viene vissuto come un argomento complesso, noioso. Quindi cerchiamo di fargli arrivare il concetto che imparare a usare responsabilmente il denaro è una competenza di cittadinanza che tutti dobbiamo avere, che quindi loro da futuri cittadini devono già coltivare piano piano, come qualsiasi altra competenza di cittadinanza. Noi spieghiamo, se così come bisogna imparare
a guidare l'educazione alimentare, è importante sapere già da piccoli cosa fa bene alla salute e cosa non fa bene. Alla stessa maniera, il denaro è uno strumento di benessere, pertanto imparare a capire come usarlo è molto importante. Quindi l'opera che facciamo sulle scuole è questa, sensibilizzazione. Poi c'è tutto il secondo filone, macro filone, che è quello dedicato agli adulti. Allora, sugli adulti c'è una letteratura molto più vasta, perché per le scuole siamo agevolati, nel senso che se il preside, gli insegnanti sono favorevoli alla trattazione dell'argomento, noi nel giro di pochissimo riusciamo a raccogliere platee di classi numerosissime, cioè noi facciamo delle lezioni davvero a tantissimi ragazzi. Con gli adulti invece abbiamo l'annoso problema di intercettare gli adulti, perché l'argomento viene vissuto sempre come ostico, complesso, poi l'italiano di solito tende a delegare all'amico esperto qualsiasi decisione, comunque tende a rinviare, difficilmente raccoglie informazioni sui temi economici e finanziari, come invece farebbe se dovesse acquistare un televisore piuttosto che un cellulare. Quindi intercettare il pubblico, sia perché lavora, sia perché è poco interessato all'argomento, è sempre stata la nostra spada di Damocle. E quindi negli anni abbiamo fatto come fondazione di tutto, di più, di ogni. Abbiamo partecipato alle sagre, siamo andati sulle spiagge con i camper, siamo andati, guardate, in qualsiasi circostanza provavamo a parlare di educazione finanziaria, a incuriosire le persone. Abbiamo provato vari canali, fino a quando, poco prima della pandemia, quindi in tempi non ancora sospetti, abbiamo deciso di costruire un portale che mettesse insieme tutti questi strumenti dedicati agli adulti di educazione finanziaria, tenendo sempre presente che il nostro approccio è solo ed esclusivamente divulgativo, cioè il nostro obiettivo anche nel caso degli adulti non è quello di trasferire dei tecnicismi, non ci interessa, a noi interessa sensibilizzare, perché poi se la persona vive un disagio particolare o vuole approfondire un argomento in particolare, ha gli strumenti di base per poterlo fare anche in un secondo momento, andando poi a fare degli approfondimenti del caso. Quindi, dicevo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in piedi un sito che si chiama curaituoisoldi.it, che vive grazie alla preziosissima collaborazione delle associazioni di Camo. Prima ha raccolto tutto quello che già c'era, ma che era un po' sparpagliato, traducendolo in versione in online, quindi delle schede informative che raccontano in una maniera molto semplice, semplificata e sintetica, argomenti che sono di interesse comune. Ma poi abbiamo iniziato a dare vita ad un filone di video fruibili da chiunque, della durata di 3 minuti, quindi scaricabili anche dal cellulare, insomma, non dal taglio molto empatico, chiamati TG Utile. Abbiamo voluto impostare questi video didattici dandogli il taglio di una piccola puntata di un telegiornale, dove due attori si passano la parola facendosi domande e risposte su temi molto attuali e che rispondono nella maggior parte dei casi a esigenze di persone che vivono una situazione di disagio economico. Lo dico perché tutta questa concezione, questa idea del sito nasce prima della pandemia. Purtroppo poi con la pandemia i problemi economici si sono moltiplicati per 100, per 1000, quindi quella che era il nostro progetto, che ancora doveva avere una forma precisa, poi l'ha avuta, perché questi video hanno cominciato a moltiplicarsi. Le tematiche sono tantissime, dal sovraindebitamento al conto di base, alla navigazione, alle frodi online, al gioco d'azzardo, perché poi ovviamente educazione finanziaria significa tantissimi argomenti. L'educazione finanziaria abbraccia davvero tanti argomenti, tra cui anche il gioco d'azzardo, le ludopatie. Quindi questi video davvero trattano tantissimi argomenti, e cosa fanno? Danno degli spunti, come dicevo, delle suggestioni, delle informazioni in pillole, affinché poi la persona che è interessata a quell'argomento può eventualmente continuare a fare un approfondimento. Dall'anno scorso, tenendo presente l'esigenza del fatto che
fossimo tutti inchiodati a casa e che non avessimo alcuna possibilità di uscire, abbiamo deciso con le associazioni di dare vita ad un filone sempre video che ha preso poi, diciamo, ha preso sempre più valore nel corso del tempo, tant'è che quest'anno abbiamo deciso di rinnovarlo ed è quello dei webinar. Quindi, se all'inizio avevamo in mente una linea editoriale di newsletter piuttosto che di schede informative, dall'anno scorso, un po' per cavalcare l'onda di quello che ci stava succedendo, abbiamo convertito tutte le nostre attività di divulgazione trasformandole in webinar. Quindi con tutte le associazioni che collaborano con noi, e non sono poche, sono una quindicina, con ciascuna di loro abbiamo dato vita a dei webinar su temi specifici di educazione finanziaria e il valore aggiunto è stato quello di riuscire ad ottenere il supporto degli enti del terzo settore, perché all'inizio questo progetto di Cura i tuoi soldi nasceva dalla collaborazione con le associazioni dei consumatori, ma poi ci siamo resi conto che questa cassetta degli attrezzi, come la chiamiamo noi, questa enorme strumento che contiene dentro schede, video e tanti strumenti di educazione finanziaria sviluppati nel corso degli anni, in realtà doveva essere sfruttato dalle mani giuste. E chi se non meglio degli enti del terzo settore che hanno il contatto diretto con le persone. Quindi abbiamo iniziato a ampliare il nostro network e a fare squadra anche con gli enti del terzo settore, ragione per la quale già dall'anno scorso stiamo organizzando e organizzeremo ancora tanti webinar di sensibilizzazione su tematiche che ci vengono sollecitate o stimolate anche dagli stessi enti del terzo settore, perché magari rispondono a esigenze territoriali specifiche. E, tra l'altro, devo dirvi che rispetto al webinar di questo pomeriggio, l'ABI, di cui siamo, come vi ho detto, una diretta emanazione, perché siamo stati voluti dall'Associazione Bancaria Italiana, ha già nel 2013 siglato un protocollo con l'UIC e nel 2019 sono già disponibili, già dal 2019, sul sito dell'ABI dei podcast di educazione finanziaria su temi sempre legati al credito, alle assicurazioni piuttosto che al conto di base. Quindi questo sforzo nasce anche già in pancia dell'ABI già da qualche anno. E noi quello che facciamo, visto che la nostra mission esclusiva è quella di amplificarla, di dare quanto più voce possibile a tutte le attività che vengono fatte, tutti gli strumenti informativi che sono messi in campo, perché è proprio il nostro modo di lavorare. Noi mettiamo a fattor comune tutto quello che c'è e ci piacerebbe raggiungere il maggior numero possibile di persone che siano evidentemente interessate a quell'argomento. Io, Stefano, non so se posso parlare nello specifico di qualche video, ma in realtà sono tutti strumenti messi a disposizione sul nostro sito e, come vi dicevo, nel progetto 2021, quello che abbiamo appena siglato con le associazioni, si prevede proprio questo, cioè si prevede di amplificare e rafforzare questa linea che mira all'inclusione finanziaria, oltre che alla diffusione dell'educazione finanziaria. E il perimetro che ci siamo dati, che se vogliamo è formale, ma neanche troppo formale, perché di fatto è anche molto concreto, perché noi facciamo tante cose, tanti incontri. Prego? Ho sentito un intervento, no? Dicevo, il perimetro... Un avio acceso. Ah, ok. Dicevo che il perimetro che ci siamo dati formalmente quest'anno, ma che in realtà era già presente negli scorsi anni, è quello degli obiettivi, dei 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030. Come sapete, l'ONU ha stabilito questi 18 macro obiettivi di sostenibilità e tra questi c'è anche quello dell'innalzamento dell'educazione finanziaria di tutta la popolazione. Noi lo facciamo già da tanto, collaboriamo con l'ASVIS, che è l'associazione che in Italia si occupa di sensibilizzare aziende private, enti pubblici, tutti gli operatori del settore per il raggiungimento di questi obiettivi.
ripeto, noi lo facevamo già, quest'anno abbiamo però voluto calare questa iniziativa in questa cornice formale, ma che di fatto non lo è, perché noi siamo molto molto concreti, davvero facciamo tantissime iniziative, adesso online, un tempo erano in presenza, ma ci auguriamo di raggiungere comunque gli stessi obiettivi. Anzi, devo dire che facendo un po' un consuntivo delle iniziative realizzate con le associazioni dei consumatori lo scorso anno, il fatto di averle trasformate in online ha dato i suoi frutti, perché poi tanti webinar come quello che stiamo facendo oggi, essendo registrati, potevano essere poi rivisti anche in un secondo momento, quindi abbiamo potuto raggiungere anche una platea più ampia di quella che magari in presenza avremmo potuto raggiungere in tempi diversi. Grazie dottoressa, io volevo chiedere, vuole lasciare magari il suo sito, delle coordinate che noi possiamo poi andare a visitare? Sì, il sito è www.curaituoisoldi.it. Perfetto, grazie. Stefano, vuoi iniziare? Grazie a lei. Allora, io volevo dire che Stefano Santin è uno degli autori del programma Mi Manda Rai 3, famosissimo, conosciutissimo, seguitissimo, un programma molto molto utile per il cittadino, quindi sicuramente sei abituato a sentirne di tutti i colori, vero Stefano, tu? Beh, sì, ormai è la settima, è la settima edizione, quindi diciamo che... Funziona come programma, funziona. E dal un tempo si chiamava Mi Manda Lubrano, quindi dal 1990, cioè siamo al 31esimo anno, tranne uno stop di 2 o 3 anni attorno al 2011-2012, però è una delle trasmissioni che tra altre cose è molto impegnativa a fare e viene fatta tutte le mattine dalle 10 alle 11, da lunedì al venerdì con la replica al sabato, quindi è molto impegnativa per tutta la redazione. Io faccio parte del gruppo dei consulenti e in quell'ambito lì io mi occupo di tutto quello che riguarda le tematiche in ambito bancario e finanziario. Diciamo che quando si arriva un po' a Mi Manda Rai 3 è perché è successo il problema e quindi diventa anche un po' un modo di, potrebbe sembrare un modo di scontro, ma in realtà è, partendo da un caso concreto, dare dei consigli utili, perché educare è molto importante, cioè è molto meglio prevenire che poi non trovare la risoluzione al problema, perché molte volte è molto più banale la prevenzione che non risolvere poi un problema che è diventato, poi potrebbe anche essere irrisolvibile per come sono andati i fatti. Quindi sono molto importanti il lavoro che viene fatto anche con la FEDUF per quello che concerne le associazioni dei consumatori, perché permettono di dare, appunto come diceva Valentina, quegli strumenti che sono all'interno della cassetta degli attrezzi per far sì che ognuno di noi possa fare e prendere delle scelte consapevoli, perché comunque sapere è potere e di conseguenza se io conosco cosa sto facendo ne posso anche calibrare e assumermi determinati valori di rischio, perché è stata una scelta che è stata personale, voluta da me. Nel mondo finanziario conoscere, ma anche una conoscenza di base dei vari prodotti finanziari per prendere le soluzioni migliori per il budget familiare è molto importante. Noi siamo abituati che magari noi conosciamo tutti i distributori di benzina che ci fanno il costo del litro 2 centesimi in meno, però poi magari non sappiamo che se abbiamo che le banche fanno magari delle offerte, come fanno le compagnie telefoniche, come fa la compagnia della luce o del gas, però noi siamo fedeli come alla squadra di calcio per anni e anni e anni alla stessa identica banca, e poi
ci lamentiamo, in realtà senza sapere che oggi, ad esempio, questa è una pillola che vi lasciamo, oggi è fattibile, ad esempio, il cambio del conto corrente in 14 giorni, la trasferibilità, ad esempio, di tutti i mezzi di pagamento, quindi se io ho le bollette domiciliate sul conto corrente, mi arriva lo stipendio o i finanziamenti, basta andare presso un nuovo istituto di credito, chiedere la trasferibilità di tutti i miei addebiti in conto corrente, e al tempo stesso ricordatevi sempre che poi dovete anche chiedere che una volta trasferito si debba chiudere il vecchio conto corrente. Quindi questa è già una degli strumenti che sono stati messi a disposizione dal legislatore, ma molte volte sono poco conosciuti. Questo cosa ci permette? Ci permette di essere molto fluidi nel sistema bancario e sfruttare le occasioni che vengono poste da parte delle banche come prodotti promozionali. Facciamo una similitudine, ad esempio, con caso proprio che è successo a me. Volevo cambiare la compagnia, volevo avere delle migliori condizioni, la mia stessa compagnia telefonica, e voi sapete benissimo che le compagnie telefoniche danno le condizioni migliori ai nuovi clienti, non agli attuali clienti. E il mondo delle banche funziona alla stessa identica maniera, quindi ha un già cliente che non chiede nulla e nulla gli sarà dato. Quindi è molto importante partire anche dall'analisi dei costi del proprio conto, perché c'è un vecchio detto che dice che acino dopo acino si riempie la macina. Quindi anche se io inizio a risparmiare 15-20 euro all'anno su un conto corrente, sono sempre 15-20 euro che mi entrano nelle mie tasche. La stessa identica cosa deve avvenire da parte del consumatore quando si accede a determinati forme di finanziamento, no? Quando noi decidiamo di andare ad acquistare l'autovettura, chiedere un prestito personale per esigenze familiari, abbiamo una forma mentale che è tipica di tutti noi consumatori, che vediamo la banca come il Moloch che deciderà le nostre sorti, e quindi il primo che ci dice sì, siamo convinti che è come se fosse l'unico che ci può dare i soldi, senza sapere che poi alla fine le soluzioni in merito al merito creditizio che adottano le banche, banca un po' più aggressiva, banca meno aggressiva, ma alla fine vogliono tutti quanti un determinato reddito, che non ci siano pendenze negative col sistema finanziario. Quindi sono tutti concetti che ogni istituto di credito adotta. E però noi cosa facciamo? Il primo che ci dice ok, il finanziamento è approvato, noi lo facciamo. Quindi non facciamo mai quel passo che andremo a fare quando decidiamo di acquistare la macchina. Quando noi decidiamo di acquistare la macchina, giriamo 25 concessionari, no? Per vedere chi ci fa l'offerta migliore. Quando dobbiamo andare a chiedere i soldi, invece, il primo che ci dà l'ok di finanziabilità, lo prendiamo. Perché non si sa mai, poi vado da un'altra parte e non mi daranno i soldi. Perché noi siamo figli un po' di quella che viene definita finanza comportamentale, che siamo legati molto magari più all'oggetto che vogliamo, del desiderio, l'autovettura nuova, la cucina nuova, la disponibilità per magari andare dal dentista, che non conoscere anche questo prodotto collegato, che non ha un nome astruso, non è nulla di che si chiama finanziamento. Quindi siamo, la nostra mente molto più portata all'oggetto del desiderio, al bisogno impellente che abbiamo per noi o per la nostra famiglia,
più che la fonte di finanziamento per e poi nascono i problemi, nascono magari i problemi dopo, perché magari un amico ci fa notare che abbiamo pagato l'assicurazione che magari non era dovuta, che potevamo anche non richiederla, perché sappiate benissimo che vi vengono proposte delle nei finanziamenti, magari molte volte vengono proposti delle assicurazioni proposte direttamente dalle società finanziarie, ma la scelta è libera, perché se dovesse essere vincolata quella scelta, innanzitutto voi avete sempre la possibilità di portare una identica assicurazione che vada a coprire il rischio della banca, ma se in realtà la banca dice è facoltativa, io te la propongo come in un'autovettura ti propongo il navigatore satellitare come optional, quindi se è un optional voi potete anche decidere di non acquistare quell'optional, quindi sono tante le piccole cose che il consumatore deve sapere al momento in cui ha dei rapporti con gli istituti bancari, perché poi solitamente noi abbiamo il ritorno, no? Da noi in associazione vengono per il ritorno negativo, cioè vengono in associazione per protestare contro l'istituto di credito, la finanziaria che mi avrebbe fatto a suo tempo. Ecco, però la norma prevede anche dei tempi per ripensarci, quindi se vieni dopo un anno è un po' difficile che quella polizza possa essere richiesta la risoluzione del contratto, la revoca di quella polizza. Quindi conoscere i propri diritti è molto 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 importante, perché molte volte è meglio farsi dare, e questo è necessario, farsi dare sempre la proposta contrattuale, pensarci, farla visionare magari dal familiare esperto o da un'associazione di consumatori, dove magari come ausilio, no? Come fare un po' i compiti, no? L'educazione finanziaria molte volte è anche fare i compiti assieme alla persona che conosce un po' di più la materia, che mi indichi quali sono le cose su un caso concreto che è il mio, quali sono quelle cose che io devo stare attento, quelle cose che in realtà, quelle voci all'interno del preventivo che io devo conoscere per fare una scelta consapevole. Ormai le scelte consapevoli ci sono in qualsiasi ambito, anche se andassimo nell'ambito medico, quando ci fanno fare una determinata analisi o una determinata radiografia, ci fanno fare la scelta consapevole, no? Ormai tutto è portato a farci conoscere quali sono i pro e i contro. La finanza è come leggersi molte volte il bugiardino di un medicinale, cioè ha i suoi pro, ha i suoi contro, ok? Però non è che se io non prendo la pastiglia se ho il mal di testa perché sono andato a leggere solamente i contro, leggo anche i pro, faccio le mie valutazioni. E la stessa identica cosa deve avvenire nel momento in cui noi compiamo delle scelte. Quindi adesso vi ho fatto una panoramica: quando noi andiamo a intrattenere o un rapporto di conto corrente, quali sono i costi di gestione del conto corrente, noi abbiamo diritto a saperlo e ci vengono anche indicati annualmente in base alle nostre movimentazioni che cosa stiamo pagando. Ok, quindi quello è già un dato che noi possiamo conoscere, non è un dato astruso che non si può sapere, non si conosce, non si vede. È un po' come se io ho superato i miei giga in un abbonamento telefonico, quanto sarà il costo che io andrò a sostenere per i giga successivi non ricompresi nel mio piano telefonico. E la stessa identica cosa avviene nell'ambito della scelta di un conto corrente. Quando io faccio una scelta del conto corrente, indico più o meno ipoteticamente all'inizio la mia operatività, se non la conosco, e mi diranno indicativamente all'inizio quanto è il mio costo, io a fine anno posso comunque sapere se effettivamente ero un abito
della mia misura o se era un abito troppo stretto o un abito troppo largo, e quindi farò i miei dovuti aggiustamenti per risparmiare dei soldini. Anche la stessa identica, il consumatore ha oggi mai come prima ha tutta una serie diritti anche nel momento in cui si appresta a fare degli investimenti nell'ambito bancario o finanziario. Quando vi viene fatto il famoso questionario per capire se uno conosce la materia o meno, in tanti hanno un po' come essere a scuola e voler copiare il compito dal vicino bravo, no? Ok, in realtà è proprio l'approccio deve essere completamente differente, perché stanno giocando con i vostri soldi, cioè sono in gioco, cioè il vostro patrimonio, i vostri risparmi. Quindi se io non conosco nulla del mercato azionario, non è che mi bocciano e mi mandano a ripetizioni, assolutamente. Basta dire io non conosco nulla del mercato azionario, non è inutile che mi sottopone. Se io non conosco cos'è un derivato, mica me l'ha ordinato il medico, io non conosco cos'è un derivato. Quindi quando vi viene fatto il questionario per quello che concerne l'appropriatezza e l'adeguatezza, è proprio per capire cosa sapete voi e qual è il prodotto migliore per farvi fare l'investimento che voi magari volete fare per avere un certo interesse sui vostri risparmi. Solitamente invece noi cosa facciamo? Chiediamo qual è il prodotto che mi dà il tasso di interesse più alto, ci leghiamo a chi mi fa guadagnare di più, e però c'è una massima che quando si guadagna di più è anche il rischio maggiore. Se io sono a conoscenza che quello comunque è un rischio, ecco, allora io farò una scelta consapevole nell'ambito dei miei risparmi. Quindi sono tutte indicazioni, no, che sembrano molte volte scontate, ma sono anche semplici da ricordare. Ed è questo un po' la cassetta degli attrezzi che noi tentiamo di diffondere anche in particolar modo alla platea degli adulti, perché la platea degli adulti ha anche la necessità di avere molte più conoscenze, perché è portata a fare molte più scelte rispetto ad un pubblico giovane. Un pubblico in età di scuola superiore o anche dell'università, e certo non starà facendo la scelta per acquistare un immobile con un mutuo, farà magari la scelta per avere il suo conto corrente, per operare online, per fare quindi operazioni basiche, ma non ha magari determinate necessità che è giusto che inizi ad imparare, ma che saranno necessarie da attuare più avanti nel tempo. Una famiglia, un adulto invece ha necessità molto più importanti. L'educazione anche in ambito assicurativo. Noi vediamo molte volte che ci sono soggetti che per lo stesso rischio hanno 8 assicurazioni, no? Hanno assicurato sempre lo stesso rischio. Perché? Ma non so, perché sono andato, mi hanno detto che devo fare questa polizza e l'ho fatta. E magari hanno assicurato sempre l'infortunio. Ecco, molte volte bisogna sapere che non è l'assicurazione, è il pagamento di un imprevisto, non l'arricchimento da un imprevisto. Quindi anche nell'ambito dell'educazione finanziaria si inserisce l'educazione assicurativa. L'educazione previdenziale. Noi è un paese che la generazione dai cinquantenni, quarantenni e quelli più giovani ancora, comunque avrà un gap
tra la, il mondo della dal, tra la retribuzione che avrà in, in età lavorativa, in periodo lavorativo, e quando in realtà si troverà in pensione. Però questa materia qua è anche vissuta come ed è anche questo un fattore di quello che viene definita la finanza comportamentale, cioè come affronto il problema, lo posticipo, tanto adesso non è un problema, non devo andare in pensione, quindi è meglio quando fa la vacanza che andare a pensare se poi un domani avrò una pensione adeguata alle mie esigenze. Quindi è un cambio, è molto difficile da fare, ma per una questione di abitudini, di mentalità, di l'uomo è abitudinario, cioè le incognite, il nuovo, i nuovi scenari preoccupano, incutono comunque timore, però nell'ambito dell'educazione finanziaria, quello della previsione e del prevedere cosa ci potrà essere un domani, è quello, è uno dei fattori più importanti e basici. Abbiamo parlato, ad esempio, Valentina parlava che ci siamo occupati di sovraindebitamento. Beh, l'elemento che non deve portare al sovraindebitamento è semplicemente la gestione del budget familiare. Noi ci occupiamo di sovraindebitamento e vi devo dire che la domanda più difficile alla quale hanno più difficoltà a rispondere è: qual è il budget familiare? Cioè, noi diciamo sempre, se io domani ho un blocchetto se io adesso ho un blocchetto degli assegni e ti volessi dare la somma che ti serve a vivere mensilmente, dimmi la somma che ti serve. Tutti quanti diranno: ah beh, sì, beh, normale, semplice, mi servono 1500 euro, no, mi servono 8800, no, mi servono 2000, no? E diciamo: ok, ti servono 2000, adesso scindimi questi 2000 nelle sottovoci, dimmi quanto ti serve per mangiare, dimmi qual è l'affitto, dimmi quali sono le bollette, il condominio. Ecco, quella è la domanda più difficile, che noi dobbiamo 15 giorni di tempo per mettersi a casa e fare un gioco semplice, cioè prendo gli scontrini delle spese più importanti della settimana e vedo quant'è la spesa alimentare, le bollette, il condominio, l'assicurazione, la benzina. Ecco, un tempo negli anni 50 venivano fatti i corsi di economia domestica, no? Poi dopo un po' ci siamo stufati nessuno l'ha mai più fatti, no? Però nelle campagne il grosso risparmio che c'è sempre stato in Italia, noi siamo un popolo, specialmente le generazioni precedenti alla mia, è un popolo di risparmiatori, ok? Ma perché era frutto comunque di un calcolo che veniva fatto, cioè invece di farsi la vacanza oggi e risparmiare domani, risparmiamo no, oggi, facciamo la vacanza poi più avanti, quando i propri risparmi avevano fruttato quel plus che gli avrebbe permesso di andare in vacanza. Ecco, con questo non voglio dire di non andare in vacanza, perché non vorrei che nel post pandemia gli alberghi e i ristoranti fossero poi tutti chiusi per i webinar fatto da Santin e da Valentina Panna. Ecco, no, questo mai. Questo per dirvi, battute a parte, che la gestione è tutto. Tutti i discorsi che io vi ho fatto hanno un unico filo conduttore, che è quello comunque della prevenzione, prevenire, perché c'è un vecchio detto che i soldi si guardano quando ci sono, quando non ci sono più è inutile guardarli, perché ci si ammala solo. Quindi tutto quello che riguarda le scelte consapevoli bisogna farle nel momento in cui ci si appresta a fare la scelta. Noi purtroppo abbiamo, io ve lo dico perché prima Renata ha citato Mandare 3, si arriva quando in realtà il lavoro di prevenzione non si è mai fatto, ok? Si è avuto il caso e andiamo a analizzare chi ha torto, chi ha ragione, però
la vita non è fatta sempre di chi ha torto, chi ha ragione, ok? È fatta anche di conoscenza, di prendere delle decisioni sensate, no? O calibrate anche ai rischi che io intendo correre, perché se io voglio guadagnare il 10% all'anno e so che sono dei prodotti a rischio, basta saperlo, basta sapere che nel mio budget prenderò una certa cifra, che sono disposto anche a fare un ragionamento lavalo a spacca, no? Cioè, se mi va bene guadagno bene, se mi va male ho perso anche il capitale, ma è una scelta consapevole. Okay. Purtroppo queste scelte consapevoli molte volte non vengono sempre fatte, ok? E abbiamo anche un po' l'abitudine di andare alla caccia poi delle streghe, no? Cioè cercare la colpa no, ma me l'ha offerto l'impiegato di banca con cui avevo tanta fiducia. Ho capito, ma l'impiegato di banca vendeva il suo prodotto, no? È come un po' andare a dire al ristoratore se la sua cucina è buona, che ci dirà di sì, è buona, certo. C'è il gatto in cucina? No, assolutamente no. E poi al gatto in cucina. Quindi dobbiamo essere noi a conoscere quali sono gli strumenti per poter prendere le decisioni. Adesso io mi taccio un attimo perché sennò parlo fino alla fine. Se ci sono qualche domanda, qualche spunto che volete affrontare, noi siamo qua a disposizione. Mi sentite? Mi sentite? No. Liberamente, proprio da chiacchierata al bar. Mi sentite? Io sì. Sì. Ti chiedo scusa perché non riuscivo a disattivare il microfono. Allora, tu sai che qua siamo un gruppo di ipo non vedenti, Stefano, non ci qualifichiamo perché vogliamo essere inclusivi e integrati al 100%. La privacy per noi non esiste, Stefano, tu lo sai, perché non potendo vedere dobbiamo sempre affidarci al familiare, al compagno, all'amico di fiducia, al marito, eccetera. La banca, in questi casi, no, io vado in banca, apro un conto corrente, io sono una persona in grado di intendere, di volere, io non ho un tutore, non ho un curatore, io Renata Sorba, i conti me li sono sempre aperti io. Col Covid, e non voglio criticare le banche, attenzione, però il servizio è venuto a meno. Alcune banche ormai è tutto sul bancomat, non sono accessibili, e accedere in banca per via del Covid è diventato molto più complesso. E questo non tutti riescono a fare online le cose online. Io sono già una di quelle che online non faccio niente, pur avendo il bancomat. E questo fa sì che fai un po' fatica a controllare la tua situazione. E quindi c'è il gioco da dire. C'è la privacy, io voglio avere una mia vita, che nessuno deve sapere cosa faccio o non faccio. Dall'altra parte però io voglio accedere ai dati. Non c'è più la banca di una volta che tu andavi allo sportello e diventavi amico del cassiere. Oggi è tutto molto più formale, tutto più ormai, come sappiamo, telematico. E questo ha perso un po' quell'umanità che secondo me serviva. Quindi per noi disabili sensoriali, io lo dico in generale, il banco, ma siamo in grado di usarlo perché io non ho problemi, poi mi arriva il messaggino al cellulare o il controllo. Ma una volta al mese devo andare al bancomat, farmi stampare l'estratto per capire a che punto sono. Poi non c'è più la frequenza di una volta che ti arrivava la busta a casa. Questo home banking da un lato è stato bello, però dall'altro ha discriminato i disabili, soprattutto disabili che non hanno problemi cognitivi, Stefano, perché noi non è che, cioè noi siamo limitati nel vedere, ma siamo in grado di intraprendere una spesa, eccetera. E questo crea, io parlo per me, un'ansia, perché ogni tanto dico, boh, devo andare a vedere cosa ho sul conto, perché ho perso il conto della mia situazione. O mi prendo una persona di fiducia, un curatore che fa tutto per me, però io voglio anche avere la mia privacy di decidere quel mese di spendere di più, di spendere di meno. Cosa ci consigli, Stefano? Che regole ci puoi dare per essere più tranquilli? Allora, sicuramente nell'ambito, allora
facciamo una premessa. È indubbio che il mondo delle banche sta cambiando pelle, dove è sempre più predominante l'utilizzo dell'online. Questo per permettere comunque di diminuire certamente i costi e di dare più funzionalità anche in orari che la banca non sarebbe aperta. Quindi c'è una nuova frontiera che è quella dell'online e di conseguenza da quella difficilmente si può tornare indietro. Quello della spersonalizzazione del rapporto. È indubbio che la spersonalizzazione del rapporto ci viene indicata molte volte dall'utenza. Si sente perché mi dà instabile. Mi sentite? No, vai. Perché mi dava internet instabile. Instabile. Ok. C'è un trapano, non sono io, Cioè che fa del lavoro in casa, chiuda il microfono. No, non sono io. Neanche io. Neanch'io. Il microfono, grazie. Dicevi Stefano? Allora, è indubbio che ci sono per chi ha problemi dal punto di vista visivo, ci sono parecchi istituti di credito che comunque un po' da anni si sono attrezzati anche per rendere le procedure online fruibili da chi è ipovedente. Quindi questo è una frontiera che comunque è percorsa dal mondo bancario. È indubbio che avete ragione, cioè uno non deve certamente per forza essere assistito da un terzo o da un curatore, perché comunque un curatore potrebbe anche avere un costo, potrebbe essere una persona non sempre certosina nel seguire i nostri interessi. Quindi, e poi è giusto che ognuno abbia la possibilità di seguire e far sapere a nessuno i propri affari. Cioè, quindi questo è un diritto sacrosanto di ognuno di noi. È indubbio che il mondo, cioè oggi il Covid ha reso il problema di contatto diretto, di dialogo con il sistema bancario un po' più complicato per via della pandemia, ma è un dato che accomuna tutta la clientela, non solamente la clientela che ha problemi da ipovedente, ma in realtà proprio è generalizzato, ecco. È indubbio che chi ha una problematica visiva sia penalizzato nettamente di più rispetto a chi invece può comunque utilizzare altri canali anche a distanza. Quindi questo è vero. Quindi è un momento storico molto molto particolare. È indubbio che per chi ha un problema di comunque la necessità di avere un contatto diretto in particolar modo anche con dipendenti degli istituti bancari che lo possono consigliare, lo possono aiutare e che capiscono la situazione particolare che si trova il cliente nel poter prendere delle scelte consapevoli, questo è molto importante. Quindi io sono convinto che comunque la spersonalizzazione dei rapporti totali non ci sarà. La banca in realtà sta cambiando
sta cambiando pelle per la gestione del quotidiano, cioè devo fare il bonifico, devo fare un pagamento, ricevere un pagamento, cioè la gestione del proprio conto, ma sta facendo comunque passi da gigante per tutto quello che riguarda l'ambito consulenziale. Quindi mentre prima c'era un po', eravamo abituati all'impiegato, al cassiere tutto fare, ok? Ecco, questa figura qui sta venendo sempre meno, è difficilissimo da trovare all'interno degli istituti di credito. Si sta avanzando fortemente su una specializzazione nei vari ambiti, dove ci sarà chi fa gli investimenti, chi fa invece concede i prestiti, i mutui, cioè tutto l'ambito assicurativo. Cioè, c'è un'iper specializzazione e quindi questo è ottimale nei confronti della clientela, perché dà comunque la possibilità di avere comunque un partner in una determinata materia molto molto attento alle esigenze comunque dell'utenza. Volevo dirti un'altra cosa, è capitato di fare una polizza per il Covid, no? E poi dopo un mese è uscita la pubblicità, io non dico l'assicurazione per correttezza, e dopo un mese è uscita la pubblicità che questa assicurazione la regalava. E poi la persona che mi ha fatto la polizza è stata molto corretta, io non me ne ho neanche accorta perché non sono una fan delle pubblicità, è stata corretta, ma chiamata, mi ha detto guarda che... stata data gratis, per cui ti prorogo fino, praticamente hanno fatto per quelli che l'avevano stipulato, come la sottoscritta, l'hanno prorogata di 6 mesi. Ma è corretta questa cosa che tu fai una polizza, poi fai pubblicità che la regali? E meno male che la persona è molto corretta, mi ha contattata, se no io non me ne sarei neanche accorta. Cioè io avrei avuto una polizza pagata che poi in TV passava lo spot, che la regalavano. Ma allora, conosco la, anche se non mi hai detto il nome della compagnia, conosco il caso, perché effettivamente è stata anche una compagnia assicurativa che diciamo che ha precorso un po' i tempi e nell'ambito del primo lockdown, quindi quello di un anno fa. Iniziati a giugno, ma me l'hanno prorogata fino a dicembre. Esatto. E la pubblicità che veniva fatta in quel periodo lì era stata comunque segnalata all'autorità garante per il mercato, quindi l'antitrust in sostanza, come pubblicità ingannevole, perché usava una formula che in realtà faceva venire anche un po' meno la libertà di scelta della clientela. Questo ha portato questa compagnia comunque a rivedere un po' la propria offerta, e di conseguenza è il caso che in un primo momento venisse fatta pagare e poi ai propri clienti veniva omaggiata, e quindi hanno trovato diciamo un'attività di mediazione per prorogare il premio che era stato pagato per una cosa che in realtà avevano deciso poi di regalare, quindi ci sarebbe stato uno scompenso nella clientela. Ho fatto di mia scelta, ho detto boh, voglio fare una polizza, mi capitasse qualcosa. L'ho fatta a gennaio, febbraio, e ci arriva in giugno. Poi è passata questa pubblicità, che ti dico la verità, io non seguo molto i sport, cioè accendo la televisione ma la pubblicità non la ascolto molto. E poi questa persona, che è anche una mia amica, una persona molto corretta, è stata molto richiamata, ma guarda vieni, perché, ed è stata molto corretta lei. Infatti era molto dispiaciuta, ma lei è l'ultima ruota del carro, non è lei all'apice di questa cosa. E io ho detto che brutta cosa, adesso tu mi confermi questa cosa qua. Sono contenta che è stata segnalata. Io non l'ho segnalata perché non sono una che vado a fare, però sarebbe stato punto. Sono contenta che qualcuno l'ha fatto, Stefano, questa cosa, perché non è corretto. Non è corretto. Va bene. Avete altro da chiedere, ragazzi?
Qualcuno? Siete tutti ammutoliti? Ad esempio, adesso che c'è questo pagamento bancomat al di sotto dei 30 euro, no? Che non si fa più il codice, è sicura questa cosa, Stefano? Che ti passano il bancomat così non devi più dare il codice? Io a volte ho un po' di timore. Ma oddio, è pur vero che è stato per ottimizzare i pagamenti per quello che concerne l'utilizzo della moneta elettronica. L'importo di 25 euro che permette di non digitare il codice è stato anche dettato da una cifra comunque che viene considerata irrisoria come cifra massima e dà comunque la possibilità di un utilizzo anche molto più rapido per importi non consistenti. Quindi questo sì, cioè allora la sicurezza innanzitutto parte sempre anche da noi, ecco, lo strumento di pagamento è nelle nostre mani. Diciamo che un uso fraudolento dello strumento di pagamento elettronico, questo ci potrebbe sempre essere, ma è come dire, se ho i soldi nel cassetto è sicuro o non è sicuro? Potrebbe essere sicuro se non entra nessuno in casa, altrimenti non è sicuro. Quindi è la stessa identica cosa, funziona con i mezzi di pagamento elettronici. Bisogna stare molto attenti alle movimentazioni sempre, e custodirla in maniera da evitare che ci siano associati codici PIN nella borsetta, nel portafoglio con la stessa carta di moneta elettronica. Quindi tutto è sicuro con i dovuti accorgimenti. Quindi quello dei 25 euro io sono d'accordo, perché è un'ottimizzazione nei pagamenti. Benissimo. Altre cose, ragazzi? Avete qualcosa da chiedere? Giorgio, Fabio, Marco, che siete più esperti in materia, avete qualcosa da chiedere? No, è stato molto chiaro e interessante. Io per fortuna non ho mai avuto problemi di cose strane così, anche perché comunque, insomma, cerco sempre di informarmi per quanto posso, e poi, insomma, sicuramente le normative nuove che ci sono state negli ultimi anni, tipo il MiFID, queste cose qua, che praticamente, per chi non sa cos'è, si può dire, un vademecum, diciamo, del tipo di cliente, insomma, è difficile che ti rifilino magari i prodotti a rischio, come si diceva prima, per avere il rendimento e poi rimanere fregati o cose del genere. Sicuramente quelle cose lì sono migliorate negli ultimi anni. Poi il resto, boh, non lo so, cioè, forse sulle compagnie telefoniche, ecco, adesso più che le banche, io ho avuto dei problemi sulle compagnie telefoniche, diciamo. Come contratti, se fai un contratto, poi questo contratto è stato poi raddoppiato, è stato cambiate, sempre queste modifiche unilaterali, ti dicono sì, non ti sta bene, però è il solito discorso che... A me è capitato recentemente di andare in questa compagnia telefonica e dire, ma guardate che io ho delle promozioni che non le voglio, ma date un foglietto, faccia questo, mi sono fatta aiutare, l'ho fatto, dopo una settimana continuo a avere le stesse promozioni, non me le cancellate. Lei mi ha detto che dovevo fare una procedura, mi sono fatta aiutare da un amico vedente e io continuo ad avere quelle procedure. È che tu vai nel negozio, la compagnia non te lo fa, fai il numero, non ti risponde nessuno, e adesso pensavo di andare nel sito, farmi aiutare, io ho delle promozioni di messaggi, che non faccio più messaggi da una vita, e le compagnie sono diventate molto rigide da questo punto di vista, perché tutto ormai è telematico. Tu vai nel negozio, ti tratta, non capisci in faccia, soprattutto se vai a cambiare i contratti, e a me è andato sto fogliettino, deve fare questo. Allora, mi sono fatta aiutare e adesso ho visto che continuo ad avere le stesse promozioni ed è 15 giorni che ho fatto quell'operazione. Cosa dici, Stefano? Devo andare nel sito a questo punto.
Ma se vuoi passare da noi te la vediamo, non è quella... Allora vengo da voi, non sto scherzando, vengo certo, veramente da voi. Certo, perché, certo. Ecco, facciamo la puntata sulle compagnie telefoniche, facciamo il prossimo incontro, facciamo le compagnie telefoniche. La prossima volta sulle compagnie telefoniche, sì. Viva ragazzi, questo tema. Lo facciamo? Scegliamo gli argomenti, facciamo il sondaggio. Io direi che le compagnie telefoniche, tutti siamo, poi noi non so se lo sai, abbiamo delle agevolazioni, Stefano, perché abbiamo un verbale e abbiamo diritto a avere degli sconti anche. Però io ho notato che è molto difficile togliere le promozioni. A volte ti provi delle promozioni, io stavo pagando, io avevo una, non dico cosa, stavo pagando 32 euro al mese, e sono dovuta andare a disdire, perché ogni tanto ti trovi delle cime, ma io questa roba qua non l'ho mai chiesta. Diciamo che c'è anche questa. Quindi cosa promuoviamo le banche e penalizziamo, poi facciamo i top 10, no? Chi è contro il consumatore? E facciamo quelle... Secondo me le banche alla fine sono più oneste ancora dei gestori dei telefonini, perché... Secondo me le compagnie telefoniche c'è una guerra talmente agguerrita che a volte vedi proprio che si strappano i clienti uno con l'altro, per cui forse le banche alla fine della fiera sono le più, non voglio riprenderle, però forse alla fiera sono più trasparenti delle compagnie telefoniche. Cosa dici tu, Stefano? No, vabbè, cioè, diciamo che... l'inghippo sta sempre dietro l'angolo rispetto, allora, le compagnie telefoniche rispetto alle banche, lo dicevamo prima, c'è un collegamento molto più diretto con la clientela rispetto ad una compagnia telefonica, sì, cioè, non hai più nessuno con cui interfacciarti. Esatto, nessuno. Esatto, il negoziante per fare il contratto, non per gestire la parte che non è di nuova clientela o quello che riguarda le rimostranze nei confronti della compagnia telefonica. Se io ho un problema con un istituto di credito e c'è la filiale, io ho un rapporto personalizzato, posso andare, cioè, anche se non mi conoscono, però vedono che sono un loro cliente, c'è un rapporto diretto, quindi questo fuori di dubbio, anche perché comunque sarebbe anche un po' più difficile per un istituto di credito non avere una struttura di questo tipo nella gestione dei rapporti, cioè chiama il numero verde e dice ma io ho investito 100.000 euro, chiama il numero verde, cioè, quindi sarebbe un po' più particolare. Invece per quanto riguarda gli abbonamenti telefonici, diciamo che hanno usato questo metodo distributivo molto più smart rispetto al mondo degli istituti di credito. E devo dirvi anche una cosa, che uno dei problemi che è stato creato prima parlavamo dell'utilizzo della moneta elettronica, ecco, uno dei problemi che è stato creato alle banche nelle famose frodi informatiche, in realtà le banche hanno pagato, ma per inadempienze dovute anche ad un buco legislativo, non sto a tediarvi cosa era avvenuto, ma sulla mancanza di trasparenza nel momento in cui un estraneo, che era il malfattore, andava a sostituire una SIM dicendo mi chiamo Santin Stefano, ho smarrito la mia SIM, e mi cambiavano la SIM in maniera tale che i codici per accesso al mio conto venissero sul telefono, non il mio, ma quello del delinquente. Ecco, in questo caso qua bisogna dare atto che hanno pagato e stanno pagando gli istituti di credito, ma che fosse comunque un problema creato dalle compagnie telefoniche, che comunque avevano una rete che a cuor leggero bastava dire io mi chiamo Renata Sorba, io mi chiamo Santin Stefano, con una fotocopia di un documento con la foto contraffatta, cambiavano tranquillamente le SIM ai clienti ignari. Ecco, questo è vero. Allora, se nessuno ha domande, ragazzi, vi va al prossimo incontro a farlo sulle compagnie telefoniche? Sì, va bene. Sì. Allora, io volevo chiederti, Stefano, se ci davi l'indirizzo di dove siete, un recapito, io sono già una che verrò a trovarti presto. Allora, noi siamo in via Gaeta numero 12. Sarebbe praticamente...
praticamente ad Asti, il vecchio PAM, ragazzi, sì, dove c'era il via Gaeta PAM. Numero 12, siamo al primo piano. Il numero telefonico della Casa del Consumatore è 0141 530 197. Che orario fate, Stefano? Noi facciamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 all'1, dalle 15 alle 18. Benissimo. Siamo chiusi il sabato e la domenica. Vorremmo diventare soci? Quanto costa la quota? Allora, c'è una quota base che vi permette, che viene, c'è una quota simbolica, sono 2 euro, che è al costo per quello che concerne il ricevere newsletter, avere il contatto con, per avere le informazioni telefoniche con l'associazione, quindi un rapporto molto, molto easy. Vi permette a noi anche di inserirvi nel nostro database e mandarvi tutte le informative. Noi abbiamo una newsletter su tutte. Io pensavo di farlo, poi ne parliamo di persona. Okay. E poi c'è invece la quota, quella che noi chiamiamo la quota con servizi, che quindi quando viene chiesto la conciliazione con la compagnia telefonica e via discorrendo, che ha un costo invece di 50 euro, che è un costo all'anno. All'anno, sì. Stefano? Sì. All'anno. Perfetto. Ragazzi, qualunque cosa, mandatemi, chiamatemi, io vi do tutte le coordinate di Stefano, se per caso non avete segnato il numero di telefono. Io, Stefano, non andate via perché devo farvi delle comunicazioni dopo, ragazzi. Io, Stefano, e la dottoressa Valentina non ho parole per ringraziarvi, siete stati squisiti. E, credo che faremo un altro incontro. Credo che faremo un altro incontro, Stefano. Ci sentiamo poi con la data, l'orario. Forse un lunedì invece di un martedì è un problema per te, Stefano. No, basta saperlo per tempo, concordiamo il giorno, non c'è problema. Abbiamo un po' di martedì pieni che adesso devo riferire a loro. Va bene, va bene. Grazie di cuore, grazie anche alla dottoressa Valentina. Siete grazie a voi. Grazie. Molto, molto semplici, chiari, non è vero, ragazzi? Sì, sì. Sì, sì. Grazie. Non vi molleremo, grazie. Non vi molleremo, ok? Bene, meglio così. Grazie. Ti chiamo, che devo venire da te. Ciao, perfetto, buona, grazie. Ciao. Saluti. Ciao. Grazie. Grazie. Allora, ragazzi, grazie che siete intervenuti. Sarò rapida e indolore. Allora, per quanto riguarda la prossima settimana, vi arriverà un'email. A parte domani il caffè letterario. Lo sapete, no? Alle 4:30. Poi alle 6:30 c'è il dottor professor Pertusati, per chi purtroppo è uno di seguito all'altro. Però è una cosa carina anche quella. Alle 6:30. Invece la prossima settimana, martedì prossimo, non ci sarà la visita alla razzeria perché Andrea Rocco mi ha chiesto gentilmente di spostarla in aprile, perché aveva dei grossi problemi di lavoro. Il 30, martedì prossimo, ci sarà un incontro dalle 3:30 alle 6, arriverà di Michele, col dottor Rosario Parisi, che è un medico di base, e si parlerà di vaccini, medico di base e Covid, dalle 3:30 alle 5. Vi chiedo di partecipare. Poi, il 6 aprile, che è un martedì, ci sarà invece Federico Imbriano che ci farà un incontro, ma non più sul paleontologico di Asti, parlerà proprio di paleontologia a livello mondiale. Quindi Federico farà un incontro. E il 13 aprile Andrea Rocco invece ci accompagnerà via Zoom a visitare la mostra degli arachidi. Quindi l'incontro che era previsto martedì prossimo è slittato al 13 aprile. Comunque tutti questi impegni vi arriveranno via email, ma volevo annunciarvi che martedì prossimo non ci sarà Andrea Rocco, ma ci sarà il dottor Rosario Parenti. Stefano Santin pensavo di infilarlo lunedì 11 o lunedì 18 aprile, perché il martedì sono già tutti impegnati.
Altro da dirvi non ho, spero di essere stata chiara. A me è piaciuto molto questo incontro, non so voi, ma a me è piaciuto molto. E ci vediamo domani pomeriggio, ragazzi. Ciao. Grazie. Grazie mille. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. 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 Buona serata. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. A domani. Ciao. 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 Domani apro alle 4:15, quindi potete collegarvi prima. Ok, ragazzi. Va bene. D'accordo. Ciao. 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 Ragazzi. Ciao Renata. Ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao Giorgio. Oh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. C'è più nessuno? Riunione. Vista pulsante, video contenuto, metti in pausa, interrompi registrazione.